questi nostri tempi di sconvolgimenti. Sono tempi assai degni di storia, ma non di memoria. Lo Stato non agisce e tantomeno cautela. Ci vorrebbe una pistola. La violenza urbana è una cosa seria, è quel senso di ostile che avverte, che gira nell'aria. È giusto che la gente si difenda da sola. Io mi compro una pistola. .765 automatica, fuori ordinanza. Calcio scuro righettato, canna corta, grilletto cromato con scatto dolce. Clic. 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 Al momento la porto in giro la domenica, che la gente più distesa è in giro coi cani e non sa niente dell'oggetto più fedele, più perfetto che rigiro tra le mani. La sento che scende, tira pesa come un grosso sasso, come avvertissi l'importanza della sua presenza. Ci si sente a posto quando si porta in tasca una di quelle cose che al momento giusto possono esplodere e fare un gran rumore. Figuriamoci, io che neanche agli uccellini non sparo mai. Io nel nostro tempo non ci vedo chiaro, c'è un enorme sviluppo, una gran libertà di pensiero, davvero interessante, però non mi consola. Porto sempre la pistola. 7,65. Ho già detto. Certo, il grilletto. C'ho già un rapporto stupendo. Dolce. Sensibile. Me la sento un po' dura in tasca i pantaloni, mi fa sempre un certo effetto così gelida e liscia. La carezzo con la mano e la sento che si scalda a contatto della coscia. Cammino tutto irrigidito ma mi sento bene, come se fossi eternamente in erezione. Ogni tanto entro in un orinatoio, un attimo per guardare l'oggetto stupenda. Nessuno può sapere che cosa sto facendo. Figuriamoci, io che negli orinatoi non piscio mai. Loro pisciano, pisciano tutti, vengono qui apposta. Guarda, non so cosa sta facendo, gli vedo le gambe e la nuca, ben pasciuto l'omaccione. La piega della nuca mi sorride come fosse una grossa bocca. Che fa? Prende per il culo. Non pisso mai negli orinatoi! Dunque, il calcio, le quadrettature e il grilletto dolce, sensibile, come una piccola palpebra, tenera, socchiusa. Clic. Clic. Questi nostri tempi di sconvolgimenti, questi nostri tempi di sconvolgimenti.